Chiaro che torno sul discorso post partita, dove sicuramente ho rilasciato delle dichiarazioni sicuramente forti, no? Perché quando un allenatore dice che una squadra non c'ha un'anima, è chiaro che fa riferimento a quello che è stato visto durante il match. Però vorrei anche specificare che tutta questa situazione l'abbiamo constatata in 40 minuti di partita. E i 40 minuti di partita hanno cambiato un po' quelle che sono comunque sia le situazioni che fino alla partita di Albino Leff erano presenti nella squadra. La settimana è stata, dal punto di vista degli allenamenti, della partecipazione, dell'interpretazione, è stata valida, perché poi i giocatori si sono allenati con grande dedizione, ma questo l'hanno fatto sempre. Se andiamo a vedere quello che è stato il primo tempo del Teramo contro l'Albino Leffe, non possiamo comunque sia dire che la formazione dal punto di vista del risultato potesse essere sbagliata. Per quanto riguarda il secondo tempo, è chiaro che lì poi ne possiamo parlare perché la squadra è partita bene i primi 5 minuti, perché abbiamo avuto un'occasione con Boulevardi su un traversone tirato dentro l'aria, poi subito il gol c'è stata l'eclissi e è stata l'eclissi che ho visto durante la mia disamina a fine partita. Tutte queste illazioni non piacciono perché poi vengono tirate fuori sempre quando la situazione non volge a proprio favore, no? Quindi credo che l'armonia in uno spogliatoio non è facile da creare. Qui secondo me c'è armonia e i risultati spesso riescono ad armonizzarla meglio, a renderla ancora più, come dire, fluida.